Ciao a tutti, siamo di nuovo qui con il nostro Mike, che non vedevamo da un po' di tempo, ma perché è stato impegnato in questo periodo. Adesso che si è liberato è riuscito a tornare a giocare un po' con il suo amatissimo deck, che ha sempre giocato praticamente. Ormai chi conosce Mike pensa che l'abbia giocato da sempre, in realtà da quant'è che è uscito? Un anno e mezzo? Due anni? Alla fine sì, dai, un annetto e mezzo, sì. Ok. Ho giocato al Master per la prima volta. Ok, dai, facci vedere che cosa, come l'hai giocato in questo torneo, che se ricordiamo sei stato imbattuto. Sì. Quindi hai vinto tutti i match. Vediamo, yeah. Vediamo la tua lista. Beh, comunque è tutto molto semplice, flow, quindi c'è veramente poco da dire. Ok. 3, mono e mono. Basta, tutto molto standard. Incredibile. Questi ratio l'hai presi da San Martino per caso? San Martino è il miglior giocatore di flow della storia, comunque, ragazzi. Ok. Due tributi, avrei voluto giocare il terzo, ma non l'ho trovato, quindi... Quindi hai giocato Apex. No, Apex si vuole, ragazzi, Apex è fortissimo. Cali il 90% delle partite, cali lui invece che lui ormai, perché comunque... Allora perché giochi Ryze? Infatti si potrebbe anche togliere, volevo provare. No, perché fai loop, vince a casa, ci vuole. Si vuole perché loopi tutte le carte forti o win condition. Oppure tu metti le schifezze dell'altro sì. In cima. Lo fai briccare all'infinito, sì. Allora, trash. Unica entrap del mazzo. Come mai unica entrap del mazzo? Volevo giocare shifter, però c'è in realtà Castira che è molto forte contro il piccione, quindi queste sono sempre buone. Contro Despie sono molto buone e serve qualcosa anche per stare un po' bene da Despie, perché il mazzo di base non fa molto contro Despie. E quelle sono buone. Ok. Basta. E poi in generale sono forti contro tutte. Tre rapide, sì. Tre terreno. Sì. Una continua, fortissima. Certo, staple. Trappola. Ovvio. Molto semplice. Fin molto qui semplice. Nulla di nuovo, dai. Esatto. E ho voluto provare una carta nuova. Simorg, due Simorg con la sul terreno. Mi sono piaciuti perché ci alloccano tutto. Quando parti di rovina e terreno, abbastanza standard, sei sempre magari soggetto ad Ash su Egwene. E questa cosa qui ti rende molto vulnerabile, perché passare senza Empens, senza poter sorciare, fa un po' schifo. Okay. Giocando questo invece c'è il Locky, perché nel momento dopo che Robin ha risolto e ha preso questo e tu stai calando normalmente il tuo... quando tu fai così, okay, tu lo rimuovi, lo prendi, questa prende questo lo fai normal. E a questo punto c'è l'occhi per fare anello 1, anello 2. Questo qui entrerebbe normalmente, sì, per il suo effetto. E quindi non ti metti Ash su questo, essenzialmente. Che giocatore. È una roba molto buona, perché comunque Ash la giocano tutti quanti tre vere. E a certi casi rischi di passare veramente a caso. Quindi i Simorg sono buoni. Okay. E poi c'è la terreno, che comunque è una giocata in più. Ti fa fare una normal in più. Una poi... normal e tutti i mostri, diciamo, che richiederebbero due tributi, ne richiedono solo uno. Quindi tutti gli Empen, okay, e i Ryze sono tutti... Poi puoi aiutare anche il fatto che potenzia l'attacco, sì, dei tuoi mostri. Senso, quindi ti aiuta a ticappare, sì. Ok. E poi una normal in più, senza. Basta, carte staple, vabbè, qui non c'è veramente nulla da dire. Sì, le 6 pots solite, classiche. Sono troppo forti. Questa perché vogliamo negare sempre tutto e comunque. Sì, come al solito. Ho voluto giocare due Book of Moon perché aiutano sia a girare magari in permanence e anche in certi casi settarla. Comunque è una carta buona, non ne vuoi mai pescare più di una, però, quindi due è il ratio giusto e mi sono piaciuti. E poi ho giocato un po' di carte random, cioè no, in realtà solo queste random, in realtà, perché... Questo sarebbe il terzo Empen? Questo chi sarebbe il giocare? Terzo Empen che non ho trovato, e allora invece che giocare una carta da 80 centesimi, come ho giocato una carta da 60 euro. Grazie agli amici che mi hanno prestato tutto. Prego. Duster. Sì, comunque è anche target di Trust. Esatto, quindi è come giocarne due ed è sempre forte. Terraformare perché c'è del terreno, comunque è una partenza in più, quindi sì, perché no. E questo era tutto per il main. 40, vero? 40. L'extra molto semplice, anzi non si sa mai. Questo l'ho voluto mettere perché lo fai con questi due. Ok, e forte? Sì, cioè teoricamente è forte perché auta Bakuska, auta Mondo Zombie. Tutti e due in una carta, quindi why not, insomma, ti chiede solo due mostri e ce lo si può fare, insomma. E in realtà non si evoca mai, ma perché no?
e il resto è veramente tutto molto random, tanto non si evoca quasi mai nulla di queste figurine qua. Sì, ce le ho, però diciamo che se le hai messe sono i target che secondo te sono i migliori. Ma sì, diciamo di sì, sono quelle che ho trovato, ragazzi. Ok. La Kaiko, questo qui ho anche TCBO perché questi due sono diversi. Sono diversi, quindi magari puoi fare extra normal, evochi uno, fai questo, normal normale, fai questo e fai questo. E sotto TCBO come fai a evocare due bestelate? Perché prima ne fai una, appunto. Che fai giocatore! Spiegaci altre combo. Basta, e sempre altre carte di extra inutili che non si evocano mai. Basta, tutto molto semplice. Ok. Side, sì. Vabbè, win condition. Maledetta, questa... ci ho perso per non entrare all'euro, alla top dell'euro, no. Va bene. Ok, andiamo avanti. Ruba il game, i vecchi sono sempre forti, soprattutto se cali Apex, comunque avere tante negazioni diventa efficace perché i mazzi adesso non fanno essenzialmente nulla, quindi negare diventa molto buono. E questa è ottima, sì, anche per proteggerti le tue settate e comunque le tue carte. E altre trap del mazzo di side, perché comunque Castira è ancora in giro e è veramente una merda contro Castira, quindi va benissimo di side, perché comunque contro certi mazzi è fortissima, quindi assolutamente ci vuole un po' da qualche parte. Sì. E se carte con diciamo che erano i tre slot di Ash questi praticamente. Sì, insomma, dopo uno può fare un po' come gli pare, preferito giocarle di side, insomma. Sì. Gli scorridori fortissima, è chiaro, Trevelli ruba veramente per andare al secondo, è molto buona, poi in combo con Darkune No More ci vince le partite. Sì, letteralmente. Okay. Poi tre Cosmic perché comunque c'è Runic, Antispell, insomma, sempre per andare per secondo da sudare ci vogliono. E questo è tutto, insomma, tutto molto stable, molto semplice, ammazzo veramente che può giocare chiunque. La differenza poi la fa magari un po' la lista e il dado. Comunque non ha vinto, cioè, vinti solo due. Ok, vabbè, ci sta, per il fatto che dicevi prima, comunque è vero che il mazzo magari non è tra i più difficili, però averlo giocato tanto sicuramente conta, sì. Cioè, tuttora... Molte giocate sono, insomma, magari un avversario non ci pensa, quindi tu puoi vincere partite anche solo per esperienza, ecco. Sì, quello sicuramente è vero. Mi è capitato di vedere ad esempio contro un ragazzo che il secondo effetto della trappola di coprire ti ha fatto vincere il game in un certo spot, quindi... Sì, c'è gente che ancora non sa cosa fa la trappola flow. Okay. Adesso l'ha imparato probabilmente. E vuoi ringraziare qualcuno? Ringrazio gli amici del Darkstorm Team che mi hanno fornito un sacco di carte. Ricordiamolo sempre. Grazie, best team della Romagna. Sì. E basta, e poi ringrazio Work Arts o Cards Planet, insomma, dipende da dove comprate questo negoziante. E basta. Perfetto. Ciao a tutti allora. Alla prossima, ciao. Arrivederci.